Se parliamo di affettività e genitorialità, lo sappiamo, il rapporto tra un papà e una figlia femmina è sempre stato un rapporto speciale, un rapporto privilegiato che accompagnerà la bimba anche in tutte le altre fasi della sua vita e della sua affettività. Oggi ne parliamo con una figlia speciale, con una figlia di un papà davvero speciale che è stato un mito della televisione e del cinema italiano. Parliamo con Elisabetta Villaggio, benvenuta. Grazie, buongiorno. Il tuo papà si chiamava Paolo Villaggio. Esatto. Che papà è stato Paolo Villaggio? È stato un papà un po' complesso sicuramente, un po' ingombrante, anche molto affascinante. Non mi ha mai letto la favola la sera, non mi veniva a prendere a scuola, ma quello un po' anche perché io non volevo, perché se no lo fermavano, era famoso, io ero timidissima. E un padre non mi ha mai dato uno schiaffo, neanche mai alzato la voce, però se c'era un qualche cosa che non andava bene bastava uno sguardo e capivo subito che quella cosa non andava fatta. Elisabetta, voi siete due figli, sì. Un maschio e una femmina. Esatto. In qualche modo ti consideravi la cocca di papà? No, assolutamente, anzi. Non faceva differenza? No, forse stava più con mio fratello, per esempio mio fratello lo portava alle partite di calcio, cose del genere. Con me no, poi appunto ero anche io un po' che... Poi mio padre aveva questo carattere che tendeva a organizzare la vita, era un grandissimo organizzatore, però tendeva a organizzare la vita di tutti. Mia madre le andava benissimo, stava comoda così, non doveva fare niente. Mio fratello gli andava dietro, io un po', ero un po' simile a lui in questo, quindi glielo impedivo. Dico no, me la organizzo da sola la vita. Prima stavi raccontando che era un papà ingombrante, molto famoso, molto importante. Che cosa significa per te l'ingombro di un papà così famoso, così noto? Ma ingombrante lo era ancora prima di diventare famoso proprio per il suo tipo di carattere, che era un carattere molto dominante, un carattere molto forte, era una persona piena di energia, piena di un'idea dopo l'altra. Poi sicuramente diventa una persona ingombrante, una persona con un carattere del genere. Poi sicuramente è diventato ancora più ingombrante il momento in cui era famoso, perché la gente lo fermava per strada, era impossibile andarsi a prendere un gelato senza l'assalto dei fans, e poi lui giustamente se lo fermavano, chiedevano autografi, foto no, perché adesso ci sono i selfie, però insomma. Giustamente lui aveva grande rispetto per il pubblico, perché riusciva nel suo lavoro proprio grazie al pubblico. Al tuo papà hai dedicato un libro che è uscito proprio da pochissimo, sì. Fantozzi dietro le quinte, oltre la maschera, la vita vera di Paolo Villaggio. Esatto. Perché la vita vera? Perché ho cercato perlomeno di raccontare quello che non si trova su Wikipedia, su internet, nelle interviste normali fatte da lui o di altri. Ci sono delle cose, un memoir è stato definito, dove io ho raccontato, comincia proprio con la prima di Fantozzi al cinema a Roma nel 75. Poi ho intervistato, e quello è il mio punto di vista, poi c'è il mio punto di vista da bambina, da adolescente, da adulta su di lui, sul suo lavoro. Poi ho intervistato tutte le persone che hanno lavorato con lui, sia da un punto di vista artistico. E allora andiamo per ordine. Okay. Hai parlato della prima di Fantozzi al cinema. Sì. Intanto che ricordi di quella sera e poi guardiamo insieme la leggenda. Prima raccontaci quel giorno. Beh, quel giorno mio padre, era il 27 marzo 1975. 75. Io andavo al liceo, ero all'inizio, sì, del liceo, e lui aveva portato con me, a parte mia madre e mio fratello, ma con me due miei amici storici. Perché, dicendo che erano vicini di casa, tra l'altro, voi siete il pubblico, quello vero, poi mi dite, sentite i commenti di quelli intorno, mi dite i vostri commenti, se si ride o non si ride e così via. Quindi il giorno dopo poi dovevamo essere interrogati. Mio padre era pieno di energia, poi quando era emozionato aveva anche molta paura, perché quello che era... Che cosa ti ha detto quella no, sera? No, a me niente, era solo voi mettetevi qua, sedetevi in mezzo alla platea, e non dite chi siete e cercate di spiare il più possibile. E lui quando era così pieno emozionato era velocissimo nel parlare, nel chiacchierare con le persone, nel muoversi. E siamo andati lì, a un certo punto quando si sono spente le luci è partito il film, ha preso mio fratello, sono andati in altri due cinema che erano a San Giovanni, quindi quelli del pubblico vero, come lo definiva, certo, lui. Lì ha aspettato, quando c'è stata la prima risata, a quel punto si è rilassato. Allora vogliamo vedere la maschera che ha consegnato
Paolo Villaggio alla leggenda, la maschera di Ugo Fantozzi. Guardiamo insieme questo servizio. Pina! Portameli al dente! Attacca dalla sinistra all'Argentina con uno scambio Valencia-Ortiz, intervento di Gentile in palo laterale. Messa in gioco è degli argentini, la effettua Tarantini a beneficio di Pagliarella. Se mi entra in palla Bettica sono un po' tutti questi. Poi c'è Cabrini. Cabrini causa con i suoi numeri. E poi a metà campo c'è Benetti con la belva, eh. Ammazza quanti. Vabbè, oggi è l'ultima volta e da domani mi metà dietro, via. Sulla respinta del nostro difensore imposta il contropiede. Ma che odore è? È sulla sinistra, Antonioni. È il mio nuovo profumo. Centisci. Nuovo profumo? Ma non si sei mai profumata in vita tua. Uno. Uno. Due. Due. Tre. Tre. Via. Via. Oh. Ragioniere Fantozzi. Ma che cosa ho fatto? Ha boccato! E dai, ha boccato anche il mio! Tiri, tiri! L'indimenticabile Fantozzi, che aveva anche un po' di amaro, perché ha raccontato in questa saga, ricordiamo, 10 film. Il primo Fantozzi è forse è al 49esimo posto, coraggimi se sbaglio, dei film più visti in Italia. Sì, quando è uscito è stato 9 mesi praticamente al cinema, che all'epoca c'era. Il racconto di una vita anche difficile, quella del lavoro. Com'era tuo padre nella vita? Beh, lui era una persona che amava molto il suo lavoro e lavorava molto. Anche se quando ha cominciato a lavorare nello spettacolo, perché sennò lui ha cominciato come impiegato, quello che era un po' il Fantozzi, e non lo amava per niente, anzi era un assenteista se poteva non andare. E ha lavorato sempre fino alla fine, perché poi come si accendevano le luci, anche lui entrava subito in scena. Esatto. Elisabetta, io voglio far vedere un contributo filmato che ci hai gentilmente donato, perché vediamo veramente un Paolo Villaggio che non abbiamo mai visto. Guardiamo insieme queste immagini preziose. Beh, 1, 2, 3, 4 piani, vedi? Quelle ultime due finestre a destra è la stanza nella quale siamo nati io e mio fratello. Il pomeriggio del 30 dicembre del 1932. Beh, a me sarebbe piaciuto nascere a New York sulla Quinta Strada, oppure a Parigi, ai Champs-Élysées, oppure anche forse a Belgrave Square a Londra. Invece sono nato in questa casa qua. Vabbè, insomma, non si può scegliere in effetti. Lì è coperta perché stanno facendo dei lavori. È la chiesa dove sono stato battezzato con mio fratello gemello Piero. Lì invece, al primo piano di questa casa, color chiaro, quasi bianco, a quei tempi era proprio bianca, viveva un mio grande amico che era Fabrizio De André. E diceva, me lo ricordo, diceva: ma tu come vivi? Gli domandavamo, e lui diceva: vendendo e restituendo i vetri delle bottiglie di acqua minerale. È bellissimo questo filmato, grazie Elisabetta. Qui tuo papà racconta dell'amicizia nata con Fabrizio De André, col quale ha scritto anche due canzoni consegnate alla storia. Sì, ha scritto Carlo Martello e il Fanullone. Loro in realtà erano amici da piccoli. È la canzone di Marinella. No, quella è solo di Fabrizio. Era solo di Fabrizio. Quella è solo di Fabrizio. Però Fabrizio, mi ricordo quando ero piccola, che la cantava, la stava provando a casa nostra, io andavo a spiare prima di addormentarmi. E poi mia madre magari, anziché una favola, mi raccontava la storia di Marinella, un po' edulcorata magari. Loro si conoscevano da piccoli perché i rispettivi genitori erano amici, quindi hanno fatto delle vacanze insieme da bambini. Poi c'erano 7 anni di differenza, Fabrizio era più giovane. E poi si sono ritrovati questi due personaggi un po' fuori dalle righe rispetto a quella che era la borghesia di Genova, con mio nonno ingegnere, il padre di Fabrizio avvocato, imprenditore, che avrebbero voluto due figli normali che facessero, tutti e due erano iscritti a giurisprudenza, ma
sicuramente non gli piaceva quel tipo e sarebbero stati pessimi avvocati. E quindi si ritrovavano loro due, un po' fannulloni, un po' gli piaceva anche far tardi, dove uno voleva fare il lavoro, entrambi erano due artisti, volevano fare quel tipo di lavoro, però non riuscivano, erano alle prime armi, quindi si spalleggiavano anche un quindi po'. Quindi una lunga amicizia tra Paolo sì. Villaggio e il poeta, come voleva sì, farsi chiamare. Sì, ma da sempre, insomma. Grazie Elisabetta Villaggio per averci raccontato il suo rapporto speciale con il papà, e ora la linea ad Antonia.